Abbiamo queste due partite molto complicate, credo. Parlando, queste tre partite erano molto complicate, di là tutto, quindi penso che meglio usciamo da queste tre partite e più possiamo puntare in alto dopo. Io la penso così, onestamente. Però quello che penso sia importante è non perdere questo atteggiamento per poter avere, diciamo, e poter guardare in alto. Non bisogna perdere l'atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime partite, questo ci può portare poi a giocare con le partite più, tra virgolette, ripeto, perché sempre tra virgolette semplici, nel migliore dei modi, per poter alzare l'asticella. Penso che ce la metteremo tutta per piazzarci nel miglior modo possibile. Ci teniamo tutti a far meglio l'anno scorso, e penso che sia quello, che vuol dire che c'è stato un passo in avanti. Speriamo che questi passi in avanti possano sempre essere passi in avanti, di anno in anno, di stagione in stagione. Magari già da quest'anno potrei disputare dei playoff all'altezza del nostro organico, penso sia una cosa importante. Tutte le stagioni le cambiano anche. Domenica eravamo 9 indisponibili. Quando mi sono girato in tribuna ho detto: siamo più fuori che dentro. Cioè, sembrava una cosa. Le volte le stagioni lo cambiano anche queste cose qua. Quindi avere un riciclo con queste liste chiuse, con questo numero chiuso durante la stagione ti può dare una mano. Noi abbiamo avuto un trend negativo, come abbiamo parlato un po' tutti, in quelle 12 partite come trend di risultati. Qualche partita si è giocata anche in maniera buona, però non sono arrivati risultati. Dispiace perché magari con 4-5 punti più in classifica la vivevi in maniera ancora più positiva. Non so, Sereno, io tanti hanno affibbiato il mio momento negativo al discorso del contratto. Ho letto da tante parti che c'era un discorso un po' relativo perché, sai, in scadenza, magari. Purtroppo ho avuto altri problemi familiari che mi hanno un pochettino portato fuori dal campo, quindi non era un discorso relativo al contratto. In questo momento sono molto sereno, sono tranquillo che se meriterò la conferma ci sarà, quindi credo che sia così. Spero che sia così, voglio credere che sia così, quindi è questa qua la mia linea. Voglio pensare solo a questo in questo momento, credere che mi merito la conferma perché sto facendo bene e arriva la conferma a fine anno. Quindi in questo momento spero che sia questo, che è quello che succederà. Poi non posso dire nient'altro oltre perché purtroppo sai meglio di me che è sempre un punto interrogativo quando arrivi a fine stagione. Quindi il mio volere è questo. Mi trovo bene con tutti, a partire da Marco, detto stampa, fino all'ultimo del carro, come si suol dire. Quindi sto bene qua, non me ne vorrei mai andare, onestamente.